Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge, finalmente una nuova challenge delle 24 ore. Sapete che è una challenge che a me piace tantissimo perché è anche una tipologia di video che mi piace davvero tantissimo guardare sul web e quindi oggi sono qui a fare una challenge un po' diversa perché non mangerò un brand in particolare, perché sul canale trovate tutti gli altri video riguardanti il Mulino Bianco, gelati e poi... oh mio Dio, mi sfugge l'altra. Kinder, sto perdendo i colpi perché comunque sono le 23:59, però ho detto vabbè, mentre non parlo e chiacchieriamo un po' con loro, si fa comunque mezzanotte. E quindi vi sapete che io le challenge le inizio sempre la sera oppure raro proprio la mattina, ma non mi dilungo in chiacchiere, però volevo dirvi una cosa. Se questa tipologia di video vi piace come piace a me, vi chiedo di lasciare un like perché al raggiungimento dei 400 like io vi porterò una nuova tipologia, cioè un nuovo video delle 24 ore, perché sapete che oltre che a me piace tantissimo e quindi vorrei sapere anche se a voi piace e fa piacere che sul mio canale c'è questa tipologia di video. Quindi mi raccomando che ai 400 like io caccerò un nuovo video. E spero che sì, sono le 00:00, il giorno non si vedrà mai, ma è il 7 luglio, ebbene sì, siamo già arrivati a luglio e io stasera farò un po' di dolce e salato. Ah, non vi ho detto una cosa, sarà comunque una challenge delle 24 ore di pasto libero, quindi proprio mi concederò tutto quello che desidero, perché vi faccio vedere, si sono azzerati, comunque oggi ho fatto quasi 17.000 passi e pensate che sono 4 giorni che vado avanti così e sto comunque in un deficit calorico bello. Chi mi segue su Instagram se ne è anche reso conto, scusate mi sto diventando un fantasma, chi mi segue su Instagram se ne è reso conto, perché comunque ci sono stati un po' 4 giorni per me particolari e quindi non ho mangiato tanto e mi sento proprio un po' senza forze, va, tra virgolette, quindi recuperiamo subito. E io inizierei con questo qui, che è una treccina di creme amarena. Sapete che io adoro il pasticciotto, però non c'era e quindi ho preso questo qui, oh. Sono freschi fatti, e qui l'ho preso all'Ocean. Apriamo. Vediamo un po'. Mamma mia, che buono. Mi ricordano un po' le treccine della Mulino Bianco, sono sincera. Vado buono. Tantissimo, tantissimo tempo che non mangiavo qualcosa della Milka, cioè adoro. E questo qui è il cioccolato al latte con i pezzi di biscotto. Assolutamente assaggiamo. Sembra di mangiare cookies buoni. Mi sono dimenticata di prendere qualcosa da bere, quindi arrivo subito. Il mio adorato latte non può mai mancare. Di solito non è il mio solito mischiare dolce e salato,
Però stasera avevo voglia di Pringles. Queste sono quelle originali. Adoro. Buone. Patatina, direi che il pre-nanna è stato fatto. Sono Leo 00 e 09, e quindi noi ci vediamo domani mattina con una super, super, super colazione. Buongiorno, sono Leo 6:58. Spero che si legge qualcosa. E quindi sono qui per fare colazione. Mi scuso per la mia sfattezza, ma sto per andare al lavoro. Spero che si sente perché sto fuori, ma sapete che dentro se muore da caldo. Io inizierei con la colazione. Allora, andrò a mangiare questo donuts farcito con crema di nocciole. Cioè, guardate quanto è buono. Non potevo non prendere i muffin. Questo è muffin con cioccolata Milka. Sembra di mangiare un plum cake, solo che io è ricoperto di cioccolato. Adoro. Quindi questa è stata la mia super colazione, bella consistente.
E adesso vado al lavoro e noi ci vediamo con il pranzo. Eccoci qui con il pranzo, sono appena rientrata dal lavoro e sono le 12:25. Scusatemi se non si vede, ma fidatevi di me. Spero che si sente bene l'audio, però sapete che fuori in questo momento si sta bene, strano, però si sta bene. Io ieri sono andata all'Ocean e infatti avete visto che ho preso i donuts, tutto lì ho preso, perché fanno comunque le cose fresche al momento di giornata. Infatti questi erano di giornata e sono dei panini napoletani. Cioè avevo una voglia assurda da mesi e mesi e mesi con il salame milanese, cioè guardate quanto sono morbidi. No, vabbè. Si vede che sono freschi del momento, veramente. Anche il prosciutto cotto. Era da tantissimo che non li mangiavo. Sono il prosciutto crudo, anche cotto. Poi c'è il salame e il pepe. Questo sarà uno dei 24 ore più lungo. Questa cosa ci scommetto, sicuro. Io sono l'unica che faccio queste challenge di 24 ore, oh mio Dio, di 24 ore dove veramente mi mangio il mondo, e più challenge di 24 ore si trasforma tipo in una challenge delle 10.000 calorie, cioè assurdo. C'è una muffa? È stato io no, e quindi adesso però non è concluso il mio pranzo, perché ci vuole il dolce, cioè per forza non si può concludere un pranzo senza il dolce, giusto? Non mi andava nulla di cioccolatoso, di pesante, però aprendo il frigo ho notato queste qui, perché queste qua le metto in frigo perché altrimenti si sciolgono, però sono particolari, sono delle gallette di riso con yogurt e arancia, e sono troppo curiosa di provarle, quindi già le volevo provare e quindi ho detto vabbè, assaggiamole insieme a loro. Allora, si presentano così, oh, sembra cioccolato bianco, andiamo. Sente molto la freschezza dell'arancia, tantissimo.
sempre, è andato, terminato, quindi noi ci rincontriamo qui o all'interno, in cucina, con il pre-workout. Eccoci arrivati con la merenda, come sempre mi dimentico di slacciare l'orologio prima di iniziare il video, ma va bene. Scusatemi le condizioni, ma fa caldissimo. Sono le 16... Sono le 16.56, stiamo facendo il 45, le 16.56 e io tra un'oretta comunque scendo perché devo andare a fare delle commissioni e poi devo andare in palestra. Mi trovo ad andare in palestra veramente senza un filo di trucco perché si muore. E oggi invece come merenda ho optato per latte e proteine perché comunque devo andare ad allenarmi e una bella quota proteica ci sta. Infatti ho fatto 250 ml di latte con le proteine gusto cioccolato e cioccolette e un altro gusto strano vicino della Brodis, quindi niente male, vi dico subito il nome perché tengo il kit. Non so come si scrive veramente. Yule Log. Secondo me non c'è neanche sul sito, eh. Comunque sono queste qua, le normali, non le isolate. Vabbè. Accompagnati con questi biscotti qui Oreo. Io penso che piano piano arriveranno in Italia tutti i gusti di Oreo, veramente. Perché ogni volta che vado all'Ocean vedo dei gusti nuovi. E questi qua sono gusti brownie. Vedete già la confezione aperta. Infatti io l'ho acquistato ieri, però quando le ho prese l'ho messo sulla tavola. Stava mia sorella di qua e voleva assaggiarlo. Ho detto vabbè sì, prenditeli tanto. Cioè che fa? E mi ha detto che non gli fanno impazzire, preferisce normali perché ha detto l'unica cosa che sento è il sale e io in quel momento ho fatto sei seria? Ma vediamo un poco, si presenta così, poi è da una vita che non mangio gli Oreo e poi all'interno ha tipo i brownie, un gusto brownie, vediamo. Allora per me è ugualissimo ai Ringo, però quello là al cioccolato. Questa cosa particolare non la noto, sono sincera. Zuppato nel latte. Molto bellino. Non noto niente di particolare, sono sincera. Mi aspettavo qualcosa in più. Non possiamo fare mai un pre-workout così. Non è da me. Da 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 da. Kit Kat bianco. Tantissimo che non lo mangiavo veramente. Comunque chi è tipo team salato in questo momento secondo me mi sta odiando veramente, perché in questo video è il 100% tutto dolce veramente. Di solito io divido così io, ma stavo in frigo. Devo dire la verità che io non prediligo tanto il cioccolato bianco, preferisco il cioccolato al latte, a parte anche quello particolare, oppure il cioccolato fondente, ma il bianco non sono team bianco. Quindi io tra poco vado ad allenarmi e noi ci vediamo stasera con il post workout. Eccoci arrivati con il post workout, scusatemi per le condizioni ma i capelli miei non si potevano guardare, però se mi mettevo a fare anche lo shampoo, passami la piastra, non ci muovevamo più perché sono le, accendi l'orologio, cosa ti viene, 21 e 13
E io stasera farò insieme a voi un ottimo post workout. Essendo che anche i miei hanno mangiato, guardate qui cosa mi hanno rimasto. Adoro. È fatto con pasta sfoglie, zucchine, provola e come si chiama? E salsiccia. Cioè, adoro. E infatti appena l'ho visto ho fatto alla mamma uno, lasciamelo, perché ogni volta che lei fa io non li mangio mai. E quindi avevo voglia e ho detto no, assolutissimamente devo provarlo. Infatti voglio farvi una ricetta un pochino più fitta con la pasta filo. Quindi aspettate che a breve uscirà. Cioè guardate quanto olio. Cioè guardate quanto è bella. Andiamo. Mamma mia che buona. La clip di questa bellezza. Eccola qui, è un panuzzo con, allora, patatine, pollo e questa qui è, come si chiama, la provola. E non si è sciolta bene. Sì, se vedete le patatine un pochino diverse, perché non sono quelle là che si comprano, sono patate bio direttamente dall'orto di nonna. Mamma mia, non mangiavo un salto in bocca da una vita. Guardate qui. Mamma mia. Anzi, si è sciolta un po'.
adesso ci andiamo a gustare un po' di patatine fritte. Buono la maionese. Io con le ultime due patatine dichiaro conclusa questa challenge. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Concludo qui la challenge perché comunque è il tempo di riordinare e poi vado a dormire perché domani mattina sveglia presto. Io per questo motivo cerco di iniziare le challenge a mezzanotte, così da finire in giornata e avere comunque non avere tipo iniziare alle 8 una challenge e poi finire alle 8 del giorno dopo, perché io sono fatta così. Se è 24 ore deve essere 24 ore. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!